Tilose, com'è e come si usa? Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi conosciamo un nuovo materiale, un collante derivante dalla carta, un polimero di cellulosa che è fantastico per gli incollaggi della carta, per gli incollaggi dei supporti fotografici ma anche dei supporti stampati ed è molto usata in restauro, ma non solo, è ottima anche per creare un buonissimo stucco di cellulosa che può essere utilizzato non soltanto in restauro ma anche in decorazione creativa, come vi ho fatto vedere in questo video qua. Prima di spostarci sul piano da lavoro, regalami un pollice in su e una condivisione sulla tua pagina Facebook, vienimi a trovare sulla pagina Facebook di Arte per Te, trovi il link qua sotto, e anche su Arte per Te su Instagram. Vi aspetto su tutti i miei social, ma adesso spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra tilose. Bene, creiamo insieme la tilose, la colla. In realtà la tilose è questa polverina bianca di cellulosa che è un collante che è il fatto della natura stessa della carta. Vi ho già spiegato tutto nell'intro. Adesso dobbiamo diluire 6 grammi di tilose in 100 grammi di acqua distillata. Do tutto in grammi, quindi a poco si versa la tilose in acqua e la si mescola. Prima diventerà tutta un grumo, è normalissimo. La si mescola ben bene, la si fa tutta prendere dall'acqua e la si lascia a decantare per minimo mezz'ora prima di utilizzarla. Meglio se riuscite a farla stare così, soluzione, una notte intera. L'indomani avrete una tilose molto più tenace. Le proporzioni di soluzione possono variare. Nel mio caso io ho usato 6/7 grammi di tilose in 100 grammi d'acqua, perché a me serve una colla molto densa perché io devo farci una pasta. Quindi se invece dovete incollare dei semplici pezzetti di carta molto sottili, magari vi servirà una diluizione più leggera. Allora potete andare con un 25 grammi di tilose, quindi ogni 400 ml di acqua. Quindi cambiare le proporzioni e abbassare il grado di presenza di tilose. Adesso mescoliamo così ben bene per un po', copriamo e poi la riprenderemo tra mezz'oretta. La diluizione che vi ho fatto vedere in questo video è una diluizione molto ricca di tilose. In realtà in restauro si usa diluita al 2% per gli incollaggi cartacei ed è già un collante abbastanza tenace. Poi naturalmente sarà la colla stessa a farvi capire che tipo di diluizione dovrete fare, quindi vi consiglio di fare una colla più densa e poi diluirla con l'acqua all'utilizzo, acqua e pennello, e lei andrà a diluirsi e la potrete usare nella giusta diluizione che fa il caso vostro. Per lo stucco di cellulosa invece va benissimo in questa diluizione, viene una pappa bella solida che prende la cellulosa o la carta ridotta in cellulosa e riesce a farne un bello stucco denso e materico. Questo è un polimero della carta, è totalmente idrosolubile, è bio al 100% ed è uno di quegli incollaggi tenaci che potete sostituire magari a delle colle di derivazione animale che non vi piace tanto usare. Ha soltanto una controindicazione, è idrosolubile, quindi se l'oggetto va incontro ad umido o a acqua, la colla si scioglierà. Pensateci prima di usarla. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia interessato, se così pollice in su e condivisione, e noi ci troviamo sempre qui per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!